Ciao a tutte e a tutti, due parole sul raddoppio ferroviario, perché abbiamo ricevuto molte chiamate di persone preoccupate, perché stamani nelle zone di Granaiolo, Fontanella, Sant'Andrea sono andati i tecnici a picchettare gli espropri. Io e Beatrice siamo andati subito in comune a parlare con i dirigenti comunali, che hanno detto che quei picchetti sono in base al progetto senza le modifiche richieste dai cittadini e dal comune, mentre le lettere che stanno arrivando sono proprio riferite a quel progetto modificato, che però ancora avrà da essere approvato dalla regione. Pare senza preoccupazione, quindi si spera che almeno queste poche modifiche richieste verranno approvate così come promesso. Detto questo, in campagna elettorale sembra si possa dire tutto, promettere tutto, fare il contrario di quello che si è sostenuto fino ad ora. E mi riferisco al candidato del PD che ora chiede di fermare i picchetti, quando in tutti i consigli comunali aperti e nelle commissioni ha sempre sostenuto la posizione dell'amministrazione, che è quella che è stata contestata, giustamente a nostro avviso, dal comitato per un altro raddoppio. Noi possiamo chiedere due cose: intanto una maggior trasparenza da parte di questa amministrazione, anche in questo caso puntuale, come stiamo provando a fare noi anche con questo video, che vadano dai cittadini interessati a dire cosa sta succedendo, a parlare e a confrontarsi. L'altra è continuare a dare sostegno a, come abbiamo sempre fatto, al comitato per l'appunto che si è costituito perché si è visto catapultato sul proprio territorio questo progetto. Con chiarezza, non si può fare molto sul progetto, lo sanno i cittadini interessati. Quello che noi possiamo garantire è che non succederà più, se governeremo noi, che un progetto di questo tipo, ma anche più piccolo, possa passare sopra le teste dei cittadini senza essere interessati e chiamati a partecipare alla costruzione di ciò che davvero interessa alla cittadinanza.